Allora, buongiorno, benvenuti alla conferenza stampa di Boris. Il film, vi ricordo, che è una produzione Wildside in collaborazione con Racinema e con Sky Cinema. Allora, ho il piacere di presentarvi innanzitutto il produttore Lorenzo Mieli. Saluto Cecilia Valmarana di Racinema, che forse però non ci ha ancora raggiunto, la vedremo dopo. I registi e sceneggiatori del film: Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendrotto. E il cast: Pietro Sermonti, Dini Bruschetta. Paolo Calabresi, Carolina Crescentini, Caterina Bustanti e Francesco Pannocchino. La prima domanda è, però non l'ho capita fino in fondo, quindi forse non sono la persona più adatta per rispondere. Ossia, di che cinema vogliamo parlare, oppure cosa pensiamo del successo? Perché si fanno solo commedie? Esatto. Però alla fine la faccia di Ariane Ferretti è la faccia di un uomo sconsolato, di uno sconfitto. Ha voluto in qualche modo piegarsi a lei. Sì. Ma in realtà esistono, speriamo di far parte di... Cioè, esistono due tipi di commedie, ossia ci sono delle commedie che hanno come unico fine la risata, altri tipi di commedie che cercano di dire qualcosa e cercano anche di far ridere. Noi appartiamo alla prima categoria. E quindi, sai, io penso che in Italia si seguono dei filoni. Se fosse andato bene, che ne so, un film su San Matteo, avrebbero fatto San Luca, poi... No, San Matteo 2, San Matteo 2, esatto, nel senso che si seguono dei... E adesso probabilmente i produttori ti dicono: ma sai cosa mi interessa? A me una commedia, una bella commedia, grazie, perché hanno visto il botto che hanno fatto quest'anno e quindi si segue quel filone. Ma questo non è per forza una buona notizia per chi deve scrivere, perché ti chiederanno da qui ai prossimi 3 anni solo questo. A noi ci dice bene perché siamo dei comici, tutto sommato, se non sapessimo far ridere non avremmo possibilità di lavorare. Poi invece adesso ti passo Lorenzo e ti dirà quante chance hai. Hai una commedia? No, la risposta vera è che invece ci sono le possibilità, secondo me. Lo dico con sincerità, non penso che ci siano. Conosco molti produttori che leggono tutte le sceneggiature che arrivano. Noi da noi lo facciamo, ma non siamo i soli, lo fanno in tanti. Dico anche un'altra verità, che arrivano una quantità di brutte sceneggiature che non avete neanche idea, ma tante, quindi questo farebbe passare la voglia di cercare. Poi invece non è così, non è così per noi, non è così per altri, quindi secondo me il problema è quello poi che il produttore in realtà in questo paese non ha un potere, a parte pochissimi produttori che si autoproducono e si autodistribuiscono, no? Gli altri sono produttori che poi devono prendere il tuo progetto e portarlo da qualcun altro e convincere, quindi è un lavoro doppiamente faticoso: credere in una cosa, trovarla, svilupparla e poi dover andare a convincere qualcun altro. Però la tua risposta, rispondo sinceramente, ci sono possibilità, anche se non sei nessuno, anche se non conosci nessuno, perché in molte case di produzione ci sono strutture apposta che leggono, non dico più, e li valutano veramente sinceramente, perché poi noi produttori cerchiamo la pepita. Sì. Intanto ci divertiva molto perché la casta è veramente un bluff, nel senso che suona molto bene dire faccio il film dalla casta, in realtà la casta sono solo numeri, dati, insomma viene anche detto esplicitamente nel film, quindi era una specie di trappola, ci divertiva molto ancora una volta vedere il nostro Ferretti cadere in una trappola, poi è una trappola per molti motivi, insomma, ed è anche il significato del film, cioè il mimo accanto. E poi appunto suona bene, nel senso che appunto sa di film impegnato, di film colto, di film di denuncia, insomma, quindi era veramente, corrispondeva al suo sogno. Una cosa che volevo dire che non c'entra niente, che ieri abbiamo dimenticato di dire nella conferenza stampa a Roma, è che domani esce un numero di Topolino su Boris. E questa è una delle cose più belle che ci potesse capitare. La conferenza stampa è finita e quindi andiamo a mangiare. No, io invece mi chiedevo se il passaggio dalla TV al cinema mi spaventava, anche perché poi c'è la radio e poi la morte.
insomma sì, è stato, ieri lo raccontavamo, insomma molto complicato ereditare tutti questi personaggi dalla serie e sintetizzarli in un'ora e mezzo, insomma è una cosa spaventosa. Se avessimo avuto un po' più di esperienza forse avremmo subito immaginato di dover fare un film più lungo, insomma, e quindi un altro tipo di progetto. Alla fine siamo molto orgogliosi perché ci sembra di aver salvato, rispettato, tutelato, insomma, lo spirito e il cuore della serie e che sia divertente come è la serie, insomma, per cui ne siamo orgogliosi.